Sempre più vicino il momento del fatidico sì tra il Pescara e Pietrofusco, la ricostruzione della rosa bianca-azzurra sarà con grande probabilità affidata al dirigente sportivo napoletano, che a Pescara ha anche giocato nella stagione 2004-2005 con Simonelli in panchina e che in Abruzzo ha contribuito al miracolo del Castel di Sangro e ha anche indossato la maglia del Lanciano. I primi contatti tra Fusco e il presidente Daniele Sebastiani ci sono stati già un paio di settimane fa, poi il massimo dirigente bianca-azzurro ha comunque vagliato altre soluzioni. Tra queste, l'ultima a resistere è quella di Peppe Manari, giugliese trapiantato al nord, in uscita dal Novara, dove ha ricoperto la carica di direttore tecnico. Anche se oramai anche le chance di Manari sembrano ridotte al lumicino, perché la scelta ricadrà su Fusco, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha svolto gran parte della sua carriera alla Spezia, dove è stato vice di Attilio Lombardo in prima squadra e poi tecnico di Berretti e Primavera. Successivamente responsabile del settore giovanile, nel 2015 la promozione a responsabile dell'area tecnica, carica ricoperta per un paio di stagioni. A ottobre 2018 è diventato DS della San Benedettese sotto la gestione Fedeli, è rimasto anche con il passaggio a Serafino, che la scorsa estate gli ha prolungato il contratto fino a giugno 2022, salvo esonerarlo lo scorso gennaio. In caso di firma col Pescara, Fusco dovrà prima risolvere il contratto con la Samb. Per la panchina, Gaetano Oteri resta il favorito e la sua posizione sembra si stia consolidando con il passare delle ore. Oteri ha ancora un altro anno di contratto col Bari, ma non resterà dopo l'eliminazione dai play-off. Per il mago del 3-4-3 c'è però anche l'interesse del Palermo, con la possibilità per lui, siracusano, di riavvicinarsi a casa, e il Pescara dovrà guardarsi da questa opzione. Intanto, a sorpresa è di ieri l'annuncio delle dimissioni dell'intero staff sanitario del Pescara, capeggiato dal professor Salini, che così si è espresso al portale forzapescara.com. La nostra uscita di scena in realtà non è un segnale, è normale che qualcosa è cambiato, perché con la perdita del collega Ernesto Sabatini e con il pensionamento di Claudio D'Arcangelo, il nucleo storico con il quale ho sempre lavorato e con il quale mi sono trovato sempre in sintonia, è finito, e quindi forse era il caso di cambiare, di far entrare in società qualcuno che avesse una maggiore, più persone più giovani, con grande entusiasmo, con la voglia di fare, quell'entusiasmo che avevo io quando ho iniziato con il commendator Scibilli e poi con Antonio Riveri nel 1999.